Alessandro Giammei, buongiorno. Buongiorno, molto piacere di sentirvi. Benvenuto qui nel nostro piccolo posto delle parole per raccontare, ma non troppo, il suo nuovo libro Cose da maschi. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Alessandro Giammei, leggo nel risvolto di copertina, nato a Roma, professore di letteratura italiana all'Università di Yale negli Stati Uniti, da dove ci sta parlando, critico letterario e scrittore, oltre a articoli, saggi sull'arte e letteratura del Rinascimento e del Novecento, autore della monografia Nell'officina del nonsense di Toti Scialoia. Devo dire che ogni volta che leggo di Toti Scialoia è sempre un grande piacere, perché chi non conosce Toti Scialoia lo deve conoscere, perché una forma della parola come Toti Scialoia credo che sia molto difficile. Che ne dice Alessandro Giammei? È senz'altro il più raffinato, il più sorprendente, il più incredibile dei poeti. Si dice per bambini, ma in realtà Eh no. la raffinatezza della sua poesia per bambini non ha età, è impossibile da anagraficamente, come dire, incatenare a una generazione sola. E soprattutto era, come dire, come ha detto lei, un grandissimo. Come dire, un vero conoscitore della parola. La parola nella sua poesia ha un potere, incomparabile. Eh sì, perché poi quando si legge il testo di Toti Scialoia si resta veramente impigliati, ed è un'esperienza, un'emozione da provare. Intanto ricordo che Alessandro Giammei nel 2018 da Marsiglia ha pubblicato il romanzo saggio Una serie ininterrotta di gesti riusciti. Collabora con il quotidiano Domani, e questo libro nasce anche un po' dalla rubrica che Alessandro Giammei tiene sul quotidiano Domani, vero? Sì, è così, è nata proprio come, beh, in realtà in origine la vera, come dire, origin story di questo libro è che ero molto preoccupato perché stavo per cominciare quello che si chiama il Sabbatical Leave of Absence, che è un anno intero in cui l'università americana concede a noi insegnanti di dedicarci esclusivamente alla ricerca e mi spaventava molto sottrarmi per un anno intero alla pratica dell'insegnamento, che per me è molto vitale, è uno dei motivi per cui mi sono trasferito negli Stati Uniti, che qui si comincia a insegnare un po' prima ed è molto bello farlo. E dunque, volendo continuare ad avere questo tipo di rapporto settimanale con l'esplorazione di qualcosa, mi pare che insegnare debba essere sempre l'esplorazione di un argomento che non si possiede del tutto e che si esplora in classe, mi è venuto in mente quello che potrei fare. Tra l'altro si era ancora molto vicini all'apice, insomma al picco della pandemia, quindi lo stare in remoto era ancora, insomma, un paradigma Lei si un pochino trovava a più. Roma nella sua stanzetta a scrivere, vero? A un certo punto sì, è così. Beh, cominciavo in America, poi sono stato sì a Roma. Tra l'altro a Roma mi ha costretto anche il Covid a rimanere perché l'ho beccato. E quindi mi è parso che, insomma, scrivere per il giornale potesse approssimarsi all'esperienza dell'insegnamento. E dalla stanzetta di Roma, come prima avevo fatto da una stanzetta a Philadelphia, in Oregon, in vari luoghi, invece di collegarmi su Zoom con gli studenti, mi sono collegato così con il pubblico di questo giornale molto accogliente e molto generoso Domani, che mi ha permesso di lanciare queste newsletter e questi articoli di rubrica. Ma Alessandro Giammei, lei diceva poco fa a proposito del suo insegnamento all'Università di Yale, no? Che considera vitale. Considera vitale insegnare negli Stati Uniti, e quindi in Italia meno vitale, oppure che cosa? Beh, io direi che insegnare in generale, È se fatto vitale. con, è vitale, senz'altro. E devo dire che, insomma, il motivo per cui mi piace così tanto insegnare è che mi è piaciuto molto imparare da studente e vedere le mie maestre, soprattutto Bianca Maria Frabotta, Lina Bolzoni, insomma, grandi luminari delle lettere italiane, godere di questa attività vitale. Però c'è una differenza, devo dire, tra la pedagogia italiana e la pedagogia americana, nel senso che qui in America le lezioni tendono a prendere sempre la forma del seminario e dunque del dialogo. In Italia si sta un po' più zitti ad ascoltare il maestro in cattedra, e questa è anche una cosa che esploro in Cose da maschi, quando parlo del piedistallo e della scrivania, di questi strumenti del professore.
cerco un po' anche di ragionare sulla differenza tra come ho imparato e come adesso invece mi pare di dover insegnare in un modo un po' femminista. Adesso vorrei soffermarmi, Alessandro Giammei, sulle immagini di copertina, perché è un'immagine di quelle che non puoi soffermare lo sguardo, cercare di capire, c'è qualcosa che sembra qualcosa di distonico, ma in effetti è qualche cos'altro. Ecco, ce la faccia vedere con parole sue. Molto volentieri, un'immagine prodotta da Didier Falzone, che è un raffinatissimo illustratore che vive a Parigi, che a un certo punto, proprio mentre ero nella fase italiana del mio sabbatico, in cui chiuso nella stanzetta in cui sono cresciuto, mandavo queste newsletter, questi articoli, mi ha contattato da Parigi e mi ha detto: Giammei, voglio assolutamente illustrare la sua rubrica su Domani. E io ero un po' così sorpreso, ho detto: beh, vediamo un po' cosa fa. E immediatamente mi sono innamorato del suo lavoro, perché come si vede in questa copertina, Didier lavora con il collage, che è una tecnica di cui sono molto appassionato, perché mi pare di scrivere come, mi pare che il mio stile di scrittura si approssimi al collage, cioè al mettere insieme delle cose che non sono relate tra di loro prima di arrivare sulla pagina, ma poi messe sulla pagina in qualche modo formano una figura. In questo caso la figura è quella di un profilo maschile molto tradizionale, che credo che Didier abbia pescato che Didier è un collagista che si lascia molto ispirare ha delle ossessioni iconografiche che sono molto simili alle mie, tra l'altro, del 400 italiano, del modernismo e di una certa estetica americana, anni 50, anni 60. E qui pesca un profilo che potrebbe essere quello di Kennedy, che potrebbe essere quello di Fitzgerald, insomma, di un maschio giovane con dei capelli un po' che oggi purtroppo ci fanno pensare un po' a Trump, che ha un colletto bianco, una cravatta lilla e adagiati, insomma, ancorati a questi brani di carta che compongono questa figura, ci sono due elementi metallici, un orecchino e un fermacravatte. E questa è un'immagine che lui aveva prodotto per un articolo che poi è evoluto nel capitolo sulla gioielleria, sugli orecchini del libro, in cui cerco di ragionare su come aggiungere la gioielleria al corpo maschile fa delle cose diverse rispetto a quello che succede con i corpi femminili. Originariamente l'immagine aveva uno sfondo verde e Einaudi, io volevo molto che l'immagine di copertina avesse una qualche allusione in realtà al Rinascimento, che è uno dei miei argomenti di studio ed è un argomento importante del libro, e loro mi hanno proposto un fondo oscuro, un fondo atro, un fondo simile a quello dei ritratti appunto della prima modernità. E mi pare che il risultato sia allo stesso tempo un po' inquietante, però anche amichevole, perché nero, bianco e lilla è una composizione cromatica che mi piace, che mi sembra non aggressiva. E poi ha anche una certa tridimensionalità questa immagine, è veramente molto particolare. Ricordo agli ascoltatori che le immagini di Didier Falzone, parlo al plurale perché si trovano anche all'interno di questo libro, che comincia parlando del maschile dicendo che non è il contrario del femminile, non è il nemico del femminismo, il maschile prima di tutto è una maschera. Poco più in là invece scopro che invece il maschile è un mascara. Ecco, qui sembra già che si confondano le carte, ma in effetti le carte vengono date nel modo giusto. Perché mascara, Alessandro Giammei? Beh, mi appassiona molto l'etimologia, questo un po' si vede in tutto quello che scrivo, Eh essendo sì. stato formato come filologo, e l'etimologia, anche quella ha a che fare con il collage e con la tridimensionalità, sono strati che nascondono qualcosa, e quando più si va a scavare, più ci si rende conto che poi tanto non si arriva mai a un noccio, non c'è mai l'origine di alcuna parola veramente, ci sono solo degli strati a cui si può arrivare. Maschile, maschera e mascara hanno delle parentele tra di loro. L'idea che il maschile sia una maschera, in realtà lo cito da una grandissima teorica del femminismo e degli studi afroamericani, che è Bell Hooks, per fortuna adesso tradotta un po' meglio di quando l'ho studiata io
leggendola soprattutto in inglese, che ragiona su come il patriarcato imponga soprattutto ai giovani uomini, ai ragazzi, addirittura ai bambini, di indossare la maschera del femminile, così tradendo la loro anima. Però mi piaceva giocare etimologicamente anche sul mascara, che ha a che fare con l'etimo di maschera, ma che soprattutto insomma, è una metafora molto potente perché ci aiuta a fluidificare l'idea del maschile. Se uno ci pensa, il mascara è questa cosa che si mette addosso come una maschera, che si applica all'identità e che dunque diventa uno strato ulteriore dell'identità, e che però si scioglie col pianto, che è uno, forse è il primo imperativo che si impartisce ai bambini nati maschi: non piangere, fai l'uomo, fai il maschio, fai l'ometto, non si piange. Però in realtà noi sappiamo, e questo un po' è il gesto che mi sembra di fare con tutta la smascheratura di tutto questo libro, noi sappiamo che tutta la grande tradizione occidentale della costruzione dell'eroe maschile molto spesso ha a che fare col pianto. Achille piange, Dante piange. E dunque mi pare che il mascara, diciamo, mescolandosi col pianto e mantenendo traccia del pianto, sia un'ottima metafora di come funziona la maschilità, che è interrotta dal pianto, ma in un certo senso anche rivelata dal pianto. Non è, il pianto non è il contrario del maschile, come il maschile non è il contrario del femminile, così il mascara non è il contrario della maschera, non è non, il fatto che si sciolga lo rende ancora più utile come metafora, ecco. Si scioglie, quindi acquista una fluidità, e quindi la parola fluido in questo libro è una parola importante, perché oggi come oggi il termine fluido si usa moltissimo, no? E a volte anche senza andare a cercare esattamente il suo significato esatto, no? Lo collochiamo dappertutto ormai, no? Fino a un po' di tempo fa si parlava solamente di società liquida, e quindi era un'altra fluidità. E qui, partendo dall'idea del mascara che poi si scioglie, questo libro ci racconta di quanto ci sia fluidità nei nostri comportamenti, Alessandro Giammei. Beh, soprattutto di quanto ci sia sempre stata, nel senso Altro che che. lei giustamente parte dall'espressione oggi come oggi, no? Ma è vero, semmai, che c'è stata forse una parentesi che ci appare molto lunga e che in realtà è molto breve, l'interruzione del nostro rapporto con la fluidità del genere. Se uno legge seriamente l'Orlando Furioso o anche gran parte delle opere di Shakespeare, per dire, nota che la fluidità del genere, certo, non è un'invenzione di Harry Styles, certo, non è una cosa emersa con Achille Lauro a Sanremo, ma è una cosa che affonda profondamente nella costruzione, nella riflessione su che cosa sia questa grande divisione tra maschi e femmine che un po' caratterizza così, la tassonomia E dell'umano. allora perché noi abbiamo dovuto aspettare Lauro, tanto per citare l'artista che ha citato lei, per, non dico per comprendere, ma per adattare un po' il nostro sguardo, essere un pochino più, se vogliamo, uso una parola sbagliata, accomodanti verso questa espressione. È vero. Beh, credo che questo sia uno dei grandi effetti del patriarcato. Il patriarcato ci fa credere, come struttura della realtà, che certe cose che sono nate l'altro ieri siano in realtà la grande tradizione, il nostro passato. Questa è una cosa molto grave ed è anche una grande strategia, per esempio, del pensiero conservatore. Produrre un passato ideale che in realtà o non è mai esistito o è nato l'altro ieri e fingere che sia sempre stato. Questo non è vero. In realtà, no, la filologia come approccio alla realtà, come l'archeologia, come tutte le scienze umane che si rispettino, ci insegna che era molto più avanti il Medioevo. Nella nostra idea di progresso, in realtà stiamo riscoprendo cose che sapevamo già. E il motivo per cui ha senso, insomma, mantenere le scienze umane vive, per questo mi pare che l'insegnamento sia una cosa così viva, è che se la scienza tende a funzionare con una serie di obliterazioni, quello che ho detto l'altro ieri adesso è aggiornato da una cosa più vera, spesso nelle scienze umane succede il contrario. Vale sempre la pena rileggere la poesia del passato, perché la poesia più recente non è necessariamente un'obliterazione di quella. E le verità che sapevamo nel Rinascimento ce le siamo in larga parte dimenticate, vale sempre la pena recuperarle. Alessandro Giammei, ma com'è vestirsi da letterato, secondo lei?
Questa è una cosa molto importante. È una domanda che mi sono fatto molto seriamente quando ero all'università. Alla Sapienza. Io faccio... Esattamente, la titanica Sapienza, questo luogo assolutamente incomprensibile, profondamente incomprensibile, perché è talmente grande che non si riesce a capire mai, come, almeno quando ci andavo io. Adesso forse col computer si riesce un po' meglio, io non è che non avessi il computer nel 2008-2009, però tutto avveniva ancora sulle bacheche, tutto avveniva ancora per istinto. Una cosa che io volevo fare moltissimo era mostrare che nell'oceano di studenti, studentesse che ogni giorno andavano alla Sapienza, volevo mostrare ai miei maestri e alle mie maestre: ehi, io sono un letterato, io voglio restare, io non sono qui per diventare un giornalista o per scappare appena prendo il diploma, io vorrei diventare come voi, un letterato. E devo dire che guardare a chi insegnava, a chi faceva il dottorato, a chi insomma cercava di mettere piede all'università con cittadinanza e non soltanto con un lasciapassare, mi confondeva, perché la maschilità, che è fatta anche molto di abito, no? Come le maschere sono anche i vestiti, era piuttosto varia. E una cosa che mi ha tranquillizzato, che mi ha fatto sentire a mio agio, era insomma tornare anche lì indietro e dire: beh, ma in fondo questa cravatta, questa camicia, questi come dire, totem dell'anziano, cioè del vecchio, di quello che non dovrei essere io a 20 anni, in realtà forse mi fanno sembrare più credibile, più autorevole, e quindi ho cominciato ad adottarli come divisa. E poi le diverse cravatte ereditate dal nonno è una cosa mica da poco, e scegliere le cravatte appartenute a un'altra persona è qualche cosa che appartiene al destino, all'identità, è qualcosa di molto importante. Come le vive queste cravatte? Beh, non c'è niente di più ereditabile di una cravatta, no? Se uno ci pensa per un istante, qualunque fosse il corpo del nonno, qualunque fosse il corpo del nonno o di comunque chiunque ci lasci in eredità un guardaroba o qualcosa del genere, la cravatta è quell'oggetto che non necessita di aggiustamenti. Qualunque corpo può indossare la stessa cravatta. E soprattutto l'altra cosa bella della cravatta è che, un po' come il vino, come certe cose, mantiene, anzi aumenta il proprio valore, il proprio fascino, la propria bellezza col tempo. Per cui cravatte che erano nuove 30 anni fa oggi non sono più nuove, ma non per questo sono meno preziose, anzi diventano più preziose. E in un certo senso anche la cravatta è anche una tassonomia, cioè una cravatta, avere una serie di cravatte che possano andare bene per tutte le occasioni denuncia, mostra a chi le guarda quali siano le idee su tali occasioni che la persona che ha collezionato quelle cravatte aveva. E io, guardando le cravatte di mio nonno, che ora sono le mie cravatte, mi rendo conto, per esempio, che raccontano la sua storia e la sua personalità, e mi auguro, costruendo la mia collezione di cravatte, di fare un buon lavoro nel trasferirmi in questo panorama di stoffe, di fantasie e di stoffe. E quali fantasie preferisce? Allora, devo dire che quando ho cominciato a vestire le cravatte tendevo a volere la tinta unita, mi sembrava più sommessa, più opportuna, più da bene. Più vado avanti e più mi appassiona la visibilità della cravatta, l'eccesso in un certo senso. Le regimental. Il bello della... Ma di più, sa quelle amebe, quelle fioriture, certo, addirittura certo. Ne ho una bellissima che ho trovato in un negozio dell'usato a Princeton, nel New Jersey, che ha una medusa, che credo sia appunto una Versace d'antan, che ho pagato molto poco perché era usata, ma che in realtà ha un grande valore, in cui si vedono tutti i tentacoli di questa medusa e una delle associazioni cromatiche molto audaci. È bello perché in fondo è l'unico brano del guardaroba maschile tradizionale che si può permettere le più incredibili tinte, le più incredibili fantasie, perché qualunque altra parte del guardaroba tradizionale maschile, se fosse così fantasioso, denuncerebbe, insomma, se lo mette il mago, se lo mette il circense, se lo mette qualcuno che si vuole far notare. Invece la cravatta eccessiva la si vede anche al collo di persone serissime, che magari fanno così...
uno che lavora in banca, o uno, addirittura un prete si può mettere una cravatta eccessiva. E questo mi appassiona perché è come mettere, come dire, come un clandestino la cravatta, è come una finestra su, insomma, espressioni del maschile che trascendono la vecchia, stanca associazione tra il beige e l'azzurro dell'impiegato. E tutto quello che abbiamo ascoltato a proposito della cravatta non è al di fuori del libro, anzi è proprio in cose da maschi, più da maschi che la cravatta, ma comunque è sempre in un pensiero, Alessandro Giammai, spero di non sbagliarmi, in un pensiero molto fluttuante, anche questo discorso sulla cravatta, vero? Senz'altro, a me interessa, mi pare che come l'insegnamento, la scrittura che mi appassiona di più fare è quella che si scrive da sola, in un certo senso, che si lascia andare al filo del caso, del ragionamento, senza quello che in inglese dice l'argument, no? In inglese quando si insegna a scrivere si dice bisogna immediatamente dire per cosa si, qual è la propria tesi, questa è una cosa un po' maschile, vetero, come dire, straight, cioè andare diretti al punto con una certa violenza. Scrivere invece in questo modo fluttuante, ragionare in questo modo fluttuante è molto produttivo, non a caso è quello che si insegna a fare agli psicoterapeuti. A proposito della cravatta, il conte Gianluca Nuvoletti diceva che non c'è niente di più superfluo, ma c'è niente di più indispensabile. Però a proposito di essere superflui, no? Superando la cravatta, andando su altri lati che vengono raccontati in questo libro, ma a un certo punto Alessandro Giammai ci pone una domanda, la pone a se stesso, ma la pone anche a noi lettori: che cosa c'è di più volgare dell'utilità? Ecco, questa è una domanda mica da poco, perché scomoda niente meno che Baudelaire, niente meno che Giorgio Agamben, e quindi qual è questa utilità inutile? Beh, questo in realtà è veramente un punto cruciale del femminismo che si occupa di ragionare sulla maschilità. Uno degli effetti più nefasti del patriarcato è quello appunto di costringere il maschio a pensare a se stesso solo in termini di funzione, solo in termini di utilità. Una cosa molto bella che dice Pellux è proprio bisogna amare i maschi non per quello che fanno, ma per quello che sono. E dunque l'utilità, mi pare, no, che negli oggetti si specchi moltissimo. Il bello del superfluo è che sottrae l'oggetto al mercato, alla funzionalità della riproduzione, all'orrore, insomma, alle cose più nefaste del capitalismo. E questa è una cosa che Giorgio Agamben dice molto chiaramente in quel libro mio preferito di Giorgio Agamben, Stanze, in cui, ragionando del dandy e quindi della figura di colui che maschilmente adotta gli oggetti, seleziona e cura la selezione dei propri oggetti per sottrarli appunto alla obsolescenza del mercato, è il contrario di colui che segue la moda, in un certo senso, o meglio è il vero senso della moda come disciplina del sé, della costruzione del sé. E mi pare che sia assai femminista, come dire, coltivare la propria maschilità come un culto, un interesse del superfluo, perché appunto la cravatta si può leggere, no? Come un cappio aziendale, come una, come dire, una manifestazione della propria obbedienza al conformismo della divisa del lavoratore, ma in realtà appunto offre, come dicevamo prima, lo spazio per una fantasia che in realtà trascende quella disciplina e si appende come un pendaglio inutile, e in questo senso, come dire, risemantizza proprio anche l'apparenza del pendaglio. C'è un capitolo in questo libro che mi sembrava necessario fare su anche gli organi sessuali, sui genitali, e su come in realtà il nostro metaforizzare le gonadi maschili, quando diciamo per esempio quando per esempio lei cita quel meme con l'operaia russa che dice ma come, sì. Ci dite di tirare fuori le palle, ma le palle sono una cosa molto delicata. Esattamente, cioè è un pendaglio come la cravatta, è una cosa esposta alle intemperie. La prima cosa è, quando si guarda le statue classiche, le prime cose che cadono sono appunto il naso e le gonadi, perché insomma noi narrativizziamo le cose senza prenderle sul serio, e per questo mi pareva importante anche, no, ragionare sulle cose invece che sulle parole e sulle narrazioni. Le cose raccontano delle storie che resistono al nostro un po' patriarcale ragionamento su di esse.
In che modo questo libro è debitore a Michela Murgia? Beh, in realtà in modi molto addirittura banali, nel senso che quando io ero in questo momento di preoccupazione per l'insegnamento, quindi essendo Michela Murgia una mia amica carissima e una mia mentore, insomma, da quando noi ci siamo conosciuti su un gioco di ruolo online, Michela all'epoca era una portiera, no, lavorava in un hotel. Nel nord Italia e poi stava per cominciare il lavoro da telefonista precaria che l'avrebbe portata a scrivere il suo primo libro. Io ero uno studente all'ultimo anno del liceo, il penultimo anno del liceo, siamo sempre stati molto legati e io le ho sempre chiesto consiglio e le ho chiesto, senti, ma se mi metto a fare una rubrica sul giornale, forse devo appunto occuparmi di cose di cui mi occuperei in classe. Lei mi ha detto, no, Alessandro, scrivi qualcosa di diverso dal solito, ragiona in un altro modo. E una delle prime cose che ho scritto in realtà era su di lei, perché lei, Michela Murgia, fece un intervento molto lucido sulla paura, sull'angoscia che le produceva vedere un generale in divisa occuparsi della gestione della pandemia. E questo ha generato dei commenti atroci, tremendi, molto violenti contro di lei. E quindi il mio ragionamento sull'armatura, come cosa da maschi, l'armatura che ha una sua, volizione, l'armatura, che agisce al di là di chi la indossa, nasceva come una riflessione giornalistica su questo episodio, e che poi si è prestata a diventare uno dei capitoli del libro, un po' trasfigurata. Quindi Michela è molto forte in questo, è una specie di presenza, come dire, benedicente per questo tipo di scrittura. Mi ha un po' autorizzato a scrivere così, a non fare il professore, ecco. Cose da maschi è il libro di Alessandro Giammei pubblicato da Einaudi. Il libro si chiude dicendo a ogni lettore o lettrice, e per questo ti voglio bene, no homo. E anche qui c'è da spiegarsi, ma lo lasciamo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, il capire la definizione di queste due parole messe tra parentesi a chiusura del libro di Alessandro Giammei, che ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Ma prima di salutarci, Alessandro, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Beh, in questo momento sto leggendo il bellissimo libro di Lorenzo Gasparrini, Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia, che è perfetto da leggere insieme a Cose da maschi, perché è un altro libro molto diverso sul problema degli uomini nel femminismo. Pubblicato da Di Editore, se non sbaglio, questo libro di Esattamente. Lorenzo Gasperini, Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia. Grazie ancora e buona giornata, Alessandro Giammei. Buona giornata, grazie infinite.